Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, sì, siamo nella postazione estiva e oggi vi mostro tutti questi prodotti di Revolution, inviati come avete capito da Douglas, perché è un rivenditore di Revolution, ma tutti quanti mi sono stati inviati, quindi io intanto devo assolutamente ringraziare Douglas e Revolution, perché grazie a loro. Allora, qui così a occhio vedo delle cose di Revolution e altre di iHeart Revolution ed è una mi incuriosisce tantissimo. I Simpson, so che Revolution crea delle collezioni, appoggio qui, fa delle collezioni ogni tanto con i personaggi, ma questa non l'avevo vista. Fantastico. Allora, apriamo questo direttamente. Poi vedo dei make-up che farò lo swatch completo. Questo è un fixing spray da 100 ml di Marge, Summer of Love. Ma è bellissimo. Fatto così è bellissimo. Questo è lo spray. Ok, non sento profumo, ha un bel getto. Però è bellissima la confezione. Quindi, e poi siamo nel periodo che i fixing spray sono fantastici e ne servono sempre. Allora, lo mettiamo qua. E finché ci sono dei fixing spray, ne ho visti altri due, che questi però sono di iHeart Revolution, sempre 100 ml. Vediamo se c'è una differenza. Sì. Allora, questo è Pompelmo Pink Grapefruit ed è un illuminante di make-up. Ha il tappino fuori e poi. Ah, ok, così. Questo ha un bel getto. Sta appena appena di qualcosa di fruttato. Questo ha un bel getto. State lontani oppure usatelo su una blender e poi tamponate il make-up. E poi abbiamo questo che è watermelon, quindi cocomero. Questo è un effetto mouillé. Cos'è? Effetto mouillé. Mouillé. Cos'è l'effetto mouillé? Makeup fixing spray. Ok. C'era l'aria che andava là. Sa un pochino sempre fruttato anche questo, ha sempre un bel getto, sto fissando alla parete che è una meraviglia. Comunque, ok, fixing spray nel periodo estivo, ma tutto l'anno, soprattutto sulla mia pelle mista, ci stanno sempre. Allora, vedo tre palette, di cui una dico no, la devo provare assolutamente, delle altre cose, delle altre cose, delle altre cose. Quindi le palette per ultime, perché so che andiamo a pocciarci tutte le mani. Andiara Mascara 2 Revolution e Revolution Pro. Ok, Revolution Big Lash Reloaded XL Volume Mascara. Bello, 7 ore fitte in silicone. Da provare per un effetto volume. È un 8 grammi. E poi invece abbiamo dalla Revolution Pro Fox Effect Lash, effetto ciglia finta, sempre 8 ml e vediamo un po'. Questo, allora, cicciotto, setole completamente sintetiche di due dimensioni diverse. Vedete che ai lati sono più lunghe e centrali sono più. Ok, vedremo, vedremo. Poi altra cosa, eccolo qua, Creator Revolution Fast Base Paint Stick Face Painting, proprio di Revolution Face and Body Art, questi qui. Ok,
Ah, sono proprio attaccati. Quindi abbiamo nero, rosso e bianco, ma prendiamone una per capire. Ah, sono proprio basi grosse. Eh sì. Eh sì. Queste sono proprio. Sinceramente non creo molti make-up scenici, quindi non so bene cosa potrei usarli a fare. Fatto sta che sono super pigmentati e super scorrevoli. Credo che si. E due. Credo che si possano anche. Eh sì, sono molto cremosi, vedete? Molto, molto, molto cremosi. Non realizzo molto spesso make-up scenici o grafici, quindi non saprei cosa poter usarli al momento, ma vedremo di crearci qualcosa. Anche perché sembra che siano belli pigmentati e soprattutto che si faccia siano facili anche da rimuovere. Ok, adesso noi prendiamo un'altra salvietta, perché questa direi che è un pochino finita, e andiamo con quello che ci interessa, quindi le palette. Partiamo con le palette, qui ne ho due, penso che siano diverse, tutte e due di Revolution. Allora, una è la Passion Fruit Fire, palette, ok, fatta così. E vediamo un po'. Ok, bella, molto bella, molto molto bella, senza plastica magari. La vedo molto estiva. Ad esempio, prendiamo Last, che ci piace, poi Peach Bellini. Allora, flirt, questo. Parliamone. No, scusatemi, eh. È bellissimo, bellissimo, anche perché io attualmente sto utilizzando, vediamo l'altro shimmer, che è questo, Full Glam, molto delicato, però bello. Comunque, Flirt è bellissimo, anche perché io al momento sto utilizzando una palette di colori ed in teoria dovrebbero essere pastello, che non mi piace per niente. Non mi piace per niente, dovrebbero essere belli estivi, ma non mi piace. Ed oltretutto è della Too Faced, quindi anche di un marchio costoso, ma non mi sta piacendo per niente. Andiamo avanti. Allora, questa è la Passion Fruit. Stupenda, la metteremo alla prova, ma per adesso mi piace un sacco. Questa è la Revolution Nikki Lilly, quindi dovrebbe essere una collaborazione, ma andiamo a vederla. Stavo giusto parlando di palette di colori pastello. Ok, bellissimo il fatto che in alcuni ci sia il disegno del dolce, infatti se guardavamo fuori è proprio un dolce. Sono curiosa perché in alcuni c'è questa cosa carina del opaco e shimmer. Allora, Berry Brioche. Polveroso, mentre l'altra non lo era, e i colori sono molto più pastellosi. Red Velvet. Sì, sono molto più delicati. Birthday Cake. Mamma mia, è un azzurro chiarissimo, diventa bianco. Matcha Cupcake, che dovrebbe essere verde. Azzurro e verde non si vedono quasi. Andiamo con qualche shimmer. Mint Choc Chip Cookie, che mi sembra più carino.
Poi blueberry muffin. Raspberry tart. Eh sì, questi secondo me sono proprio base, base, e sopra ci si mette lo shimmer, perché dopo sì che si ragiona, e si ragiona sul serio. Carina da provare, e sicuramente la testo alla veloce, visto che il periodo estivo è proprio questo. Allora, dunque, vediamo un pochino. Qui ci rimane l'ultima palette, che ho visto così e ho detto ah, però. Revolution Pro Regeneration Astrological. Io adesso l'apro. Non c'è lo specchio, ma mi viene da dire ah, però. Sono quasi tutti marmorizzati e direi di provare. C'è Light, Energy, Intention e Philosopher. Ok. Poi Somnium Occult Supernatural e Mystical. Ah, però sì, state sentendo anche voi, ve ne parlerò dopo. Noi adesso andiamo avanti. Questo mi interessa molto. 11 11 Apocalypse She, Fi, belli perché non sono polverosi, e Rubble, Ruble scritto. Stupendi, stupendi. Ultima fila. Luster, che è il primo opaco. Qui ci sono anche degli opachi. Poi Quasar, Constellation e Dark Matter. Qui abbiamo degli opachi che però sono proprio chiari chiari, per dare un attimo di base. Ok, ce ne mancano due, che sono Exoplanet e Parallax, che è opaco. Cosa dire? Bella, 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 bella. Il fatto che siano un po' marmorizzati li rende particolari, con luci diverse. Ci sono degli shimmer davvero, a mio avviso, fantastici. Ora mi pulisco un attimo la mano e vi mostro. Non è polverosa per niente. Cioè, bella palette, bella, molto bella. La testerò meglio, magari più periodo autunnale, perché sono proprio colori caldi, ma mi piace tantissimo. Cioè, bella, bella e molto davvero ben fatta. Allora, questi erano tutti i prodotti di Revolution e Revolution Pro, che io ringrazio come sempre. Fatemi sapere quale vi ispira di più, se qualcuno vi incuriosisce, se quale vi interessa. Fix Spray, come sempre, sono fantastici. E fatemi sapere gli usi che posso farci dei questi Creator Stick Paint, perché sono di buona qualità, ma non utilizzo molto. E niente, questo direi che era tutto, e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!